Ciao a tutti ragazzi, allora oggi ho deciso di farmi mi preparo con voi per la mia prima volta, così nel frattempo diciamo anche un po' di chiacchiere. Allora oggi, vabbè, è sabato e dobbiamo, scusate se ogni tanto mi sposto, ma qua ho tutto il coso dove ho i trucchi. Oggi è sabato e qui nel nostro paese c'è la festa. Ho sbagliato la spugnetta, eh? Mi sono messa nel bagno perché altrimenti finché mi mettevo in cucina a montare tutto, luci eccetera, non finivo più. Sono già le 8:10, quindi faccio qua che facevo prima e penso che c'è anche una bella luce. Niente, stavo dicendo che oggi è sabato, qui c'è festa, la festa patronale di qui, e quindi siamo un po' alla festa. E niente, vi volevo girare anche un video outfit, a dirvi la verità, però penso che ve lo registro domani mattina, perché domani mattina usciamo, che c'è insomma l'uscita della Madonna e si consegnano le chiavi, eccetera. E quindi ve lo registro domani video outfit. Stasera vi faccio giusto questo, mi preparo con voi. Anche perché ho deciso che voglio fare tutti, almeno un video per ogni tipologia di video che vorrei fare nel mio canale. E quindi oggi faccio, mi preparo con voi. E poi seguire piano piano, cercherò di farli tutti, almeno uno per ogni, farò le playlist, quindi farò almeno uno per ogni playlist. E niente, non mi sono neanche messa niente di particolare, vabbè, mi sono messa il correttore, non mi sono messa niente di particolare, una magliettina che uso quasi tutti i giorni, né collana, né anelli, né niente, solo questi orecchini neri e questo braccialetto sul dorato e basta. Esco neanche con una, non esco con la mia solita valigia, ma esco con una pochette, anche perché sapete, perché vi ho fatto vedere il videovlog, no, capello, vi ho fatto vedere un videovlog, mi fece un videovlog all'altra festa. Mi porta con me e come ben sapete, comunque noi andiamo dove ci sono le giostre, eccetera. Io sinceramente su alcune giostre ci vado anche, perché alcune mi piacciono, ovviamente non vado in quelle dei bambini. E niente, quindi non mi metto neanche gli occhiali, ovviamente, perché non si sa mai, in mezzo alla confusione. A parte che io me li alzo sempre, che voi lo sapete, li uso sempre come fermacapelli, quindi potrebbero cadere. Poi c'è la confusione, non mi va, si possono rompere, eccetera, non mi va proprio, non riesco mai. Non me li metto mai quando vado a queste parti dove c'è tanta confusione. E niente, quindi domani vi registro anche il video outfit. Poi penso che la settimana prossima riesco a registrarvi una haul e piano piano mi registrerò. Sono in cerca delle caramelle Rischio il Gusto che non riesco a trovare perché voglio fare la challenge. Allora, come avete visto, ho messo la BB Cream di Garnier. Ah, oggi sono andata a fare la spesa come ogni sabato, voi lo sapete, e ho visto. E ho visto la BB Cream all'Eurospin. La volevo provare, solo che poi vabbè, avevo un po' di fretta, ci ho ripensato e quindi la prossima volta penso che la comprerò, anche perché era anche in offerta, costava 2, insomma, intorno ai 3 euro. E quindi e niente, la voglio provare. Io non trovo mai niente. E la voglio provare. Ovviamente il primer.
Io non vedo l'ora di fare qualche e di iniziare a fare qualche collaborazione. Non vedo l'ora che mi arriva il pacco da Wish. Non vedo l'ora di un sacco di cose, veramente. Niente. Stasera sicuramente ci facciamo un panino. Mi dovrei. Speriamo che trovo qualcosa di carino alle bancarelle, sinceramente, perché ho voglia di spendere. Ah, ho comprato un nuovo Kabuki, questo qua, già usato. L'avete già visto usare, se non mi sbaglio. No. Sì, quando monterò questo video me l'avrete già visto usare. E niente. La terra. Che puzza di frittura, ragazzi, che voi non vi immaginate. Veramente, eh? Puzza proprio quella di giù, sta friggendo come al solito. E noi non possiamo tenere un po' la finestra o il balcone aperto. Cioè, questa sta sempre a friggere. Comunque, vabbè, ho messo cipria e un po' di terra. Ma che puzza, io, proprio in casa non si può respirare. Metto un po' di illuminante. Vorrei andare a comprare un paio di scarpe. Adesso vediamo un po' com'è la situation. Vediamo un po' quanto shopping posso fare. Blush. Allora, passiamo agli occhi. Sinceramente non ho idea di che cavolo farmi. Insomma, devo essere proprio sincera, eh. Allora, magari iniziamo con questo, che in crema. Metto la base. Io ho già cucinato per domani, in modo che poi, quando mi alzo domani, posso tranquillamente uscire, non devo stare a perdere tempo. Ho fatto il sugo con la carne, come al mio solito. Poi ripasso, allora, da questa palette qui, che è di Sant'Angelica. Ombretto cotto 2 in 1 01 Sofia. Da questo qua vado a prendere col mio pennellino. Faccio un mix tra questi due colori. E le metto sempre sulla base. È veramente simile. Perché quella. Cioè, perché quel. Quell'ombretto cremoso lì mi entra un po', mi vanno le pieghe anche se metto il primer. E quindi poi lo devo sempre fissare con l'ombretto. Dopodiché, dalla parte dello sfumino qui, che è bello duro, prendo questo qua un po'. E lo vado a mettere all'angolo qua per dare un po' di luce. Così. E qua.
Comunque, ragazzi, io veramente avevo da dirvi tantissime cose, ma veramente tante, però adesso che ho acceso qui la videocamera, non so veramente cosa mi è preso, perché mi sono dimenticata tutto quello che avevo da dire. Così, ho dato un po' di illumination. Ok, adesso prendo l'altra parte di questo ombretto in crema e mi vado all'angolo esterno a tracciare una V, così. Esagero, perché tanto se ne vede tranquillamente, poi comunque lo devo andare a fissare con ombretto in polvere. Cioè, questo mi preparo con voi, è diventato un tutorial. Vabbè. Comunque, mi volevo stirare i capelli, ma sinceramente, allora lo vado prima a sfumare con le mani, perché è in crema. Ma veramente alla buona lo devo sfumare, niente di particolare. E stavo dicendo, mi volevo stirare i capelli, però ho acceso la piastra e tutto, ho iniziato a stirarmi il primo ciuffo. Ho lasciato tutto perché il caldo era tanto e quindi mi sono fatta giusto il ciuffo, mi sono stretta davanti, adesso vabbè, dietro attaccato momentaneamente con l'elastico, li lascio un po' così, riccioline. Adesso sempre d'acqua vado a prendere questo colore più scuro, che non si vede una cippa, questo colore. Allora questo lo vado a mettere al centro. Un colore e l'altro. Dopodiché vado a prendere questo della Labo Stem Makeup ed è Brown 05. Questo sicuramente più scrivente, infatti. E vado a calcare quello che ho messo, anche questa è la buona, perché dopo andremo col pennello da sfumatura a sfumare il tutto. Quindi prendo il mio pennello sfumatura, ormai lo conoscete, e vado a sfumare il tutto. Prendo ancora una troppo. Quindi, conclusione, i capelli non mi sono stretta più. Adesso, allora, vado a prendere la. La Vibrant Eye Pencil numero 602 di Kiko, che è questa qua con lo sfumino, e mi vado solamente, questa è molto morbida ed è anche facile da sfumare, eccetera, mi vado solamente a fare una linea di eyeliner così. Sì. Parto da qui, sinceramente, perché definisco il bordo dell'ombretto e poi vado più sottile fino in fondo. E poi con lo sfumino la vado leggermente a sfumare verso l'interno. Ecco qua. Ok.
Ti vede qualcosa? A me piace, sinceramente. Comunque, andiamo avanti. Vado a prendere la mia matita, che non può mancare, rima interna. Poi prendo l'illuminante e lo vado a mettere sotto l'arcata sopraccigliare per dare luminosità. Che qua. Dopodiché prendo il mio mascara Mega Lash di Mesauda. E vado cioè prima io odiavo marrone, beige, eccetera, amavo sempre nero, grigio, infatti mi facevo sempre lo smoky. Adesso ho riscoperto questo colore. E quindi, a parte che mi sono comprato un sacco di cose, anche invernali, metto il mio top coat mascara Kiko, velocemente, prima che si seccano. E a parte che mi sono comprato un sacco di cose. Ne metto tantissime. Quanto basta. Mi piace tantissimo truccarmi così, sui toni del marrone, appunto. Passiamo alle labbra. Sinceramente, vi devo essere sincera, molto molto indecisa se mettere uno, questo, perché sinceramente oggi volevo optare semplicemente per questo è sempre Mesauda. Se Mesauda qua Kiss 109 sì, mi piace e ci vado a mettere, sinceramente non so se mettere un rossetto, no, ci vado a mettere un lucida labbra trasparente, anzi no, color nude, non tantissimo perché non mi piace tantissimo. Adesso, comunque siamo in ritardo, questo togliamo. Adesso passiamo ai capelli. Sinceramente potrei anche lasciarli così, però fa caldo. Quindi mettiamo questa bella pinzettina, così. E magicamente tutti i miei problemi si risolvono. Ovviamente occhiali niente.
Adesso rimane che un po' di profumo. Questo è Scent Essence Vibrant Fruit dell'Avon. Buonissimo. Io ne metto a patita industriale. Ok. Perfetto. E niente. Spero vi sia piaciuto questo mi preparo con voi, anche se è stato più un tutorial, vabbè. Diciamo che miglioreremo, ma me lo dimentico tutte le cose da dirvi. Comunque, guardate. Mi piace, mi piace. Va bene, al prossimo video, ragazzi. Ciao!